Federico Rossi, Imagination, beh, innanzitutto un piacere trovarti e ritrovarti. Piacere mio vivere questa esperienza nuova. Beh, un'esperienza nuova, ma tu diciamo che con il mondo dell'audiovisivo, beh, sei sempre stato molto legato a tutto questo. E tra l'altro quest'estate hai anche postato su Instagram un'immagine, una fotografia, dicendo che la realtà deve essere molto legata anche al videoclip. Ma più che altro una necessità che mi è venuta mano a mano negli anni, no? Di rappresentare la mia visione del mondo e la mia artisticità a 360 gradi con l'aiuto del videoclip, no? Che sia un prolungamento della canzone. Sì, anche perché, bene o male, le tue canzoni comunque sono ricche di immagini, sono tanti appunto i pezzi che in qualche modo evocano delle sensazioni, l'abbiamo visto con il singolo estivo, o con anche questo singolo, questa nuova canzone che è uscita davvero da pochissimo. Sì, Fiore sulla Luna evoca tante immagini ed è una canzone nella quale ho voluto provare a parlare al me del passato, insomma cercando di dargli qualche consiglio per le tante scelte che ha affrontato e il futuro prossimo continuo, no? E quindi sì, mi piace cercare di dare, in questa fase della mia vita, di dare immagini reali, insomma anche inconsce, no? Che mi vengono fuori durante la scrittura, riuscirle ad associarle anche come immagini, video e racconto. Ma sai, è un po' anche proprio l'idea di essere te stesso, perché pian piano appunto nel tuo percorso musicale, anche nel tuo percorso di composizione, esce sempre di più Federico Rossi, la persona Federico Rossi, l'artista Federico Rossi. Mi fa piacere che si percepisca, per me non è mai abbastanza, vorrei fare i cosiddetti 3 anni in 1, ma so e sto imparando adesso che devo rispettare i tempi, le fasi, e, insomma per tutto c'è un tempo, no? Tutto un ciclo, ma l'obiettivo mio in questa seconda fase appunto di carriera musicale è appunto di cercare in larga scala di farmi conoscere e in questo modo di conoscermi di più anche io stesso. Ma facendo un passo indietro, visto che Imagination si parla di videoclip, ti dicevo che fuori onda che il mio videoclip preferito della tua carriera è Le Man, devo dire, il pezzo dell'anno scorso è un pezzo davvero molto particolare che in qualche modo mette in risalto anche quella che è un'altra passione tua. Sì, e allora con Le Man ho risvegliato una mia vecchia passione che è tramandata da mio padre, che mi faceva sentire le canzoni dei Nomadi sul sedile in pelle della sua Ferrari 348, e quindi quei momenti ce li ho ancora impressi, no? L'inizio comunque della mia passione per il canto, no? Nata comunque con lui durante questi lunghi viaggi, e devo dire che il video di Le Man è particolare e ci tengo particolarmente perché per la prima volta ho guidato in pista delle auto ed è stata un'esperienza veramente interessante anche con l'attrice, no? che ha gareggiato tra virgolette con me. Beh, diciamo che appunto è una fase di carriera estremamente particolare, anche perché comunque hai appena annunciato che tre private show che ci saranno a dicembre, e sarà il modo proprio anche per fare il punto della situazione, il punto su questa carriera in continua evoluzione. Sì, io non vedevo l'ora di dare sfogo a questi anni di allenamento, no? di corsa sulla sabbia, no? Volevo iniziare perlomeno a muovere i primi passi sull'asfalto e iniziare a cantare, tornare a cantare con le persone. Più che altro questi tre eventi private show saranno eventi speciali perché saranno un po' diversi dai soliti concerti che ho sempre fatto. Saranno quasi più un salotto, un modo per conoscersi, un modo per sentire le emozioni in grande, proprio dirette al cuore. Senti, io non posso che ringraziarti, buon autunno, buona musica e buona Imagination. Grazie Simone, ringrazio io te per le belle domande e insomma mi ha fatto tanto piacere essere qui. Ciao. Grazie mille.